ragazzi, oggi vogliamo studiare questa funzione x al cubo meno 2 fratto x al quadrato. Questa funzione è razionale fratta ed è definita per x diverso da 0, perché al denominatore abbiamo x quadro, quindi l'unico valore della x che dà noia alla funzione, diciamo così, è 0. Ecco, in 0 la funzione non ha senso. Quindi il dominio è meno infinito 0 unito a 0 più infinito. Questi sono due intervalli. Il mio consiglio, ragazzi, è quello di scrivere il dominio utilizzando la notazione degli intervalli. Ad esempio, questo è un intervallo. Quando uso la parentesi quadra significa che includo A, l'estremo A, e quando uso la parentesi tonda vuol dire che l'estremo B viene escluso. Perché consiglio di utilizzare la notazione degli intervalli? Perché così abbiamo ben chiari gli estremi finiti, come in questo caso 0, e gli estremi infiniti del dominio. È importante avere sotto gli occhi gli estremi finiti e gli estremi infiniti. Ovviamente, se ci sono gli estremi finiti, potrebbero non esserci estremi finiti, potrebbero non esserci addirittura estremi infiniti. Ecco, scrivere il dominio con la notazione degli intervalli, mettendo in evidenza gli eventuali estremi finiti e infiniti, serve per calcolare gli eventuali asintoti. Poi vedremo nel corso della video lezione. Ecco, nel nostro esercizio particolare, 0, appunto, dicevamo, è un estremo finito, e meno infinito e più infinito sono gli estremi infiniti del dominio. Ecco, vediamo se c'è qualche simmetria. Dobbiamo controllare se la funzione è pari, dispari, oppure né pari né dispari. Ecco, se f di x è uguale a f di meno x per qualunque x appartenente al dominio, allora la funzione è pari. E il grafico, se la funzione è pari, sarà simmetrico rispetto all'asse y. Avremo una situazione di questo tipo. Fatemi cancellare. Ecco, un grafico simmetrico rispetto all'asse y potrebbe essere questo. Ecco, se f è pari, e quindi se il grafico è qualcosa di questo tipo, ci possiamo limitare a studiare soltanto la funzione per le x positive, perché la porzione di grafico relativo alle x positive si può simmetrizzare rispetto all'asse y e ottenere così l'intero grafico della funzione. Quindi se individuiamo una qualche simmetria, possiamo lavorare su una parte del grafico e poi simmetrizzarla. Se invece la f di x è uguale a meno f di meno x per qualunque x appartenente al dominio, allora f è dispari e il grafico sarà simmetrico rispetto all'origine degli assi. Quindi la simmetria non sarà più rispetto all'asse y, come nel caso di funzione pari, ma rispetto all'origine degli assi. Ecco, se la funzione è dispari, ci limitiamo a studiare soltanto la funzione per le x positive, perché una volta disegnato il grafico relativo alle x positive, possiamo simmetrizzarlo rispetto all'origine e ottenere così l'intero grafico. Ecco, questo che ho disegnato è un esempio di grafico di una funzione che è appunto simmetrica rispetto all'origine. Quindi le simmetrie ci fanno risparmiare, se ci sono, lavoro, tempo e fatica, perché appunto ci concentriamo solo su una parte e questa porzione di grafico si può tranquillamente simmetrizzare e avere l'intero grafico. Ora, ragazzi, dalle parole passiamo ai fatti. Vediamo se ci sono queste simmetrie, se la funzione è pari, se la funzione è dispari, oppure se né pari né dispari. Una cosa importante: potrebbero esserci altre simmetrie la cui presenza può saltare alla nostra attenzione man mano che costruiamo il grafico della funzione stessa. Andiamo a calcolare f di meno x, quindi mettiamo meno x al posto della x e abbiamo questa espressione. Ecco, se facciamo i conti abbiamo questa espressione qui, ed evidentemente f di meno x è diversa da f di x. Vedete, qui abbiamo x cubo meno 2 fratto x quadro e qui abbiamo meno x cubo meno 2 fratto x quadro. Quindi f di x è diversa da f di meno x e quindi la funzione non è pari, quindi non c'è simmetria del grafico rispetto all'asse y. Controlliamo se è dispari. Dobbiamo calcolare questa volta meno f di meno x, quindi dobbiamo mettere come prima meno x al posto di x e poi mettere un bel meno davanti. Quindi abbiamo questa espressione, se svolgiamo i conti alla fine ci viene questa
espressione qui, x al cubo più 2 fratto x quadro. E ovviamente meno f di meno x è diversa da f di x, perché queste due espressioni sono diverse. E quindi la f non è dispari. Quindi non abbiamo neanche una simmetria rispetto all'origine. Vediamo se ci possono essere intersezioni con gli assi cartesiani x e y. Diciamo subito che non possono esserci intersezioni tra il grafico e l'asse y, poiché la funzione non è definita in x uguale a 0. Ecco, poniamo a sistema dunque l'equazione della funzione con l'equazione dell'asse x, perché se ci sono delle intersezioni ci sono con l'asse x. Il sistema da risolvere è questo, quindi con il semplice metodo di sostituzione poniamo uguale a 0 questa espressione, perché y appunto è uguale a 0, y lo ritroviamo qui, quindi questo è uguale a 0. Questa frazione si annulla quando il numeratore si annulla, quindi x cubo meno 2 uguale a 0, e risolvendo questa semplice equazione di terzo grado otteniamo una radice reale che è x uguale a radice cubica di 2, quindi punto A di coordinate radice cubica di 2, 0, è il punto in cui il grafico della funzione incontra l'asse delle ascisse. Cominciamo adesso a visualizzare in un piano cartesiano tutte le informazioni che abbiamo finora acquisito. Ecco, questo tondino vuoto serve per rappresentare che in x uguale a 0 la funzione non è definita. Ecco, per questo ho fatto questo cerchietto. Adesso vediamo la positività della funzione studiando la seguente disequazione. Y maggiore di 0, quindi dobbiamo porre l'espressione x cubo meno 2 fratto x quadro maggiore di 0, e sappiamo che x quadro è sempre maggiore di 0, ok? Qualunque valore noi attribuiamo alla x, sia positivo sia negativo, x quadro è maggiore di 0. Solo per x uguale a 0 abbiamo che x quadro è uguale a 0, ma tanto x uguale a 0 l'abbiamo escluso, non fa parte del dominio. Quindi nel dominio della funzione x quadro è sempre maggiore di 0. Dunque dobbiamo vedere per quali valori di x il numeratore è maggiore di 0. Il numeratore è maggiore di 0, quindi x cubo meno 2 maggiore di 0, anche questa è una semplice disequazione di terzo grado, quindi x cubo maggiore di 2, perché meno 2 lo portiamo al secondo membro, cambia segno, e poi estraiamo la radice cubica del primo e del secondo membro e otteniamo x maggiore di radice cubica di 2, e il verso della disequazione rimane invariato. Si può anche vedere usando l'approccio grafico. Velocemente, ragazzi, x cubo ha questo grafico. Ecco, lo rifaccio perché passa esattamente dall'origine, ecco qua. Quindi x cubo lo abbiamo disegnato e disegniamo, quindi abbiamo fatto il grafico di questo primo membro, dobbiamo fare il grafico, quindi abbiamo essenzialmente graficato, consentitemi questo termine, y uguale x cubo. Se vogliamo graficare y uguale a 2, quindi riferendoci al secondo membro, otteniamo questa retta a quota 2. Quindi x cubo maggiore di 2 significa andare a vedere per quale valore della x questo grafico sta sopra questa retta. Ecco, andiamo a calcolare l'intersezione tra la curva e la retta. L'intersezione si trova proprio qui ed è proprio radice cubica di 2. Quindi per x maggiore di, ecco, andiamo a scriverlo, radice cubica di 2, quindi radice cubica di 2 è questo punto qui, perché poniamo x cubo uguale a 2, quindi troviamo il punto di intersezione, o meglio l'ascissa del punto di intersezione. Quindi per tutte le x superiori, quindi maggiori a radice cubica di 2, abbiamo che x cubo sta sopra 2, quindi il grafico di x cubo sta sopra la retta a quota 2. Ecco, tutto ciò cosa vuol dire? Vuol dire che y è maggiore di 0, cioè graficamente il diagramma della funzione, il grafico della funzione sta sopra la x per x maggiore di radice cubica di 2. In corrispondenza di x minore di radice cubica di 2, il grafico giace sotto l'asse delle ascisse. Andiamo a vedere. Ecco, abbiamo risolto la disequazione y maggiore di 0 e abbiamo trovato che è maggiore di 0 per x maggiore di radice cubica di 2. Ecco, l'ascissa del punto A è proprio radice cubica di 2. Quindi per x maggiore di questo valore, il grafico della funzione si svolge
sorge al di sopra dell'asse x, ecco perché abbiamo ombreggiato questa parte di sotto, mentre per x minore di radice cubica di 2 il grafico della funzione si svolge sotto l'asse x e abbiamo ombreggiato la parte di sopra. Adesso andiamo a cercare se ci sono gli asintoti, calcolando i limiti della nostra funzione per x che tende agli estremi finiti e infiniti del dominio, quelli che avevamo appunto evidenziato prima. Vi ricordate? Il dominio è appunto l'unione tra due intervalli, meno infinito 0 e 0 più infinito. Ovviamente meno infinito e più infinito non sono mai inclusi, perché appunto stanno al di fuori della retta dei numeri reali, si dicono anche infiniti potenziali, e lo 0 anch'esso è escluso, ecco perché usiamo le parentesi tonde. Ecco, 0 rappresenta un estremo finito del dominio e meno infinito e più infinito evidentemente gli estremi infiniti. Quindi calcoleremo i limiti della funzione per x che tende a questi valori, per x che tende a 0 e per x che tende a meno infinito e a più infinito. Calcoliamo subito il limite per x che tende a 0 della nostra funzione. Allora, il numeratore tende evidentemente a meno 2, perché x tende a 0, x cubo tende a 0, e quindi tutto questo tende a meno 2. E x quadro tende a 0 per eccesso, quindi questo qui è un numero piccolissimo, però maggiore di 0, perché x quadro è sempre maggiore di 0, tanto x tende a 0, non è 0. Quindi la funzione tende a meno infinito e il limite è proprio meno infinito, perché meno 2, comunque un qualcosa di molto vicino a meno 2, rimane negativo, diviso un qualcosa di molto piccolo, di poco superiore a 0, questo rapporto viene un numero che è molto molto grande col segno meno, ecco perché meno infinito. Questo risultato è in accordo con le prime informazioni trovate. Poiché il limite per x che tende a 0 viene meno infinito, si ha un asintoto verticale di equazione x uguale a 0. Quindi ragazzi, questo asse, l'asse y, è un asintoto verticale di equazione appunto x uguale a 0. Adesso calcoliamo il limite per x che tende a più infinito. Questo limite si presenta nella forma indeterminata infinito su infinito, perché x cubo tende a più infinito e x cubo meno 2 tende a più infinito, ovviamente x quadro tende a più infinito. Ecco, procediamo come segue. Mettiamo in evidenza x al cubo al numeratore, quindi viene x cubo che moltiplica 1 meno 2 fratto x cubo diviso x quadro. La tecnica dice che bisogna mettere in evidenza la x con l'esponente più alto anche al denominatore, ma qui abbiamo soltanto x quadro e quindi è già messo in evidenza. Adesso cosa possiamo fare? Possiamo dividere, ecco qui, per x che tende a più infinito. Ecco, siccome x tende a più infinito, possiamo dividere numeratore e denominatore per x quadro, tanto x è diverso da 0. E quindi viene x quadro, lo tagliamo, e il 3 pure, quindi rimane x che moltiplica 1 meno 2 fratto x cubo per x che tende a più infinito. Questo qui tende a 0. Tutto questo tende a 1. 1 per più infinito fa più infinito, quindi il limite è più infinito. Ecco, dunque, ragazzi, potrebbe esserci un asintoto obliquo per la parte destra del grafico. Ecco, l'asintoto obliquo del grafico ha equazione y uguale a mx più q con m diverso da 0, perché se m fosse uguale a 0 sarebbe un asintoto orizzontale. Ecco, siccome il limite per x che tende a più infinito viene più infinito, non può esserci un asintoto orizzontale. Ecco, laddove c'è un asintoto orizzontale non può esserci un asintoto obliquo, e viceversa, laddove c'è un asintoto obliquo non può esserci un asintoto orizzontale. Calcoliamo dunque m. Sappiamo dalla teoria che m è uguale al limite di f di x fratto x. Siccome stiamo cercando un eventuale asintoto obliquo per la parte destra, x tende a più infinito, ecco, per la parte destra del grafico. E quindi, svolgendo i conti, abbiamo f di x è questa, fratto x, quindi viene il limite di x cubo meno 2 fratto x cubo, perché è questa espressione per il reciproco di x, quindi è questa espressione per 1 fratto x, e quindi sotto abbiamo x cubo. Il limite si presenta nella forma indeterminata, infinito su infinito, quindi mettiamo in evidenza x al cubo al numeratore, x al cubo e x al cubo si semplificano, perché dividiamo numeratore e denominatore per x al cubo,
tanto x è diverso da 0 perché tende a più infinito, e questo limite fa 1 perché questo termine tende a 0 e questo fattore dunque tende a 1, 1 meno 0, 1. Quindi m vale 1. E adesso ci possiamo mettere a cercare q. Ecco, q, sappiamo dalla teoria, è uguale al limite della funzione meno m per x. M l'abbiamo già determinato. Per x che tende a più infinito, perché appunto stiamo cercando l'asintoto obliquo per la parte destra del grafico, quindi per x che tende a più infinito. Ecco, se andiamo a sostituire, f di x è questo, meno 1, perché m vale 1 per x. Quindi facciamo un po' di conti. E ci viene alla fine il limite di meno 2 fratto x quadro per x che tende a più infinito. Quindi il limite evidentemente fa 0 perché meno 2 fratto un numero spaventosamente grande. Quindi è un numero spaventosamente piccolo questo rapporto e quindi il limite è 0 perché appunto questa funzione tende a 0 per x che tende a più infinito. Quindi un asintoto obliquo per la parte destra del grafico c'è, q vale 0, ed è la retta di equazione y uguale 1 per x più 0, quindi y uguale a x. Ecco, si tratta della bisettrice del primo e del terzo quadrante. Ecco, ripeto ancora una volta, ragazzi, che poiché c'è un asintoto obliquo per la parte destra del grafico, non può esserci un asintoto orizzontale. Se ci fosse stato invece un asintoto orizzontale, non avrebbe potuto esserci l'asintoto obliquo. Ci rimane adesso da calcolare il limite della funzione per x che tende a quell'altro estremo infinito del dominio, meno infinito. Tralasciare tutti i passaggi e lasciarli allo studente in quanto sono assolutamente analoghi a quelli di prima. Ecco, troveremo che cosa? Che y uguale a x è anche asintoto obliquo per la parte sinistra del grafico. E dunque andiamo a visualizzare questo asintoto obliquo. Ecco, vedete quello che ho segnato in giallo con trattino, puntino è l'asintoto obliquo y uguale a x, quindi la bisettrice del primo e del terzo quadrante. Ecco ragazzi, gli asintoti non fanno parte del grafico della funzione, ma sono, per così dire, compagni di viaggio del grafico, fanno parte del corredo, dell'equipaggiamento, diciamo così, del grafico della funzione. Adesso andiamo a calcolare la derivata prima, y', e studiamo la disequazione y' maggiore o uguale a 0. Determineremo anche il dominio della derivata prima per vedere dove la funzione è derivabile e dove non è derivabile. Questa funzione è una razionale fratta, quindi del tipo f di x fratto g di x, quindi la derivata a che cosa è uguale? Al denominatore mettiamo la g di x al quadrato, di x quadro tutto al 2, e poi al numeratore mettiamo il numeratore della funzione derivato per il denominatore non derivato, meno il numeratore non derivato per il denominatore derivato. Quindi questo apice significa appunto derivata. Quindi svolgiamo la derivata di x cubo meno 2 e fa 3x quadro per x quadro, meno, questo qui lo lasciamo invariato, qui c'è un meno, quindi x cubo meno 2 per la derivata di x quadro, che è 2x, fratto x alla quarta. Quindi la derivata alla fine viene questa qui. Ecco, il dominio della derivata prima lo chiamiamo di primo, ecco, per distinguerlo da d, che è il dominio della funzione. E il dominio, anche in questo caso, è meno infinito 0 unito a 0 più infinito. Ecco, coincide proprio con il dominio della funzione. L'unico valore della x per cui questa derivata prima non ha senso è proprio lo 0 e quindi lo abbiamo escluso. Ecco, ciò significa che la nostra funzione non è derivabile in x uguale a 0, ecco, dove appunto la funzione non è definita. Siccome la derivata prima non ha senso in x uguale a 0, vuol dire che la funzione in x uguale a 0 non è derivabile, perché appunto la derivata non ha senso in x uguale a 0. In tutti gli altri punti del dominio, la funzione, del suo dominio, la funzione è derivabile. Ecco, studiamo adesso y' maggiore o uguale a 0. Ecco, dobbiamo risolvere questa disequazione. Sappiamo che x alla quarta è sempre maggiore di 0, per x ovviamente diverso da 0, e quindi dobbiamo vedere per quali valori della x il numeratore è maggiore o uguale a 0. Possiamo riscrivere
questo polinomio di quarto grado in questo modo, mettendo in evidenza la x, e quindi dovremo studiare il segno di x e di x cubo più 4. Allora x maggiore o uguale a 0 ovviamente per x maggiore o uguale a 0, e x cubo più 4 maggiore o uguale a 0, 4 lo portiamo al secondo membro e quindi cambia segno, e poi estraiamo la radice cubica del primo e del secondo membro, il verso della disequazione non cambia, e abbiamo che questo x cubo più 4 maggiore o uguale a 0 per x maggiore o uguale di radice cubica di meno 4. Quindi meno 4 può stare sotto la radice cubica, questo meno passa fuori, e abbiamo x maggiore o uguale di meno radice cubica di 4. Ecco, visualizziamo questi risultati. Ecco, con questo schemino, ragazzi, si vede bene dove la x è positiva, ecco, per x maggiore di 0, e 0 appunto in corrispondenza di x uguale a 0, ed è negativa altrove. X cubo più 4 è maggiore o uguale a 0 per x, abbiamo detto, maggiore o uguale a meno radice cubica di 4, quindi da qui in poi è positivo questo fattore, e invece per x minori di questo valore x cubo più 4 è negativo. Noi però dobbiamo stabilire il segno del prodotto tra questi due fattori, quindi x per x cubo più 4, che fa appunto x alla quarta più 4x. Dobbiamo guardare i segni dei singoli fattori, quindi meno per meno fa più, ecco perché ho messo la linea continua. Poi negativo per 0 fa 0, negativo per positivo fa negativo, quindi mettiamo un meno, anche se non ci sarebbe bisogno, ecco perché ho già disegnato una linea discontinua con i puntini. E poi 0 per positivo fa 0, però perché ho cancellato, ho messo qui una crocetta? Perché in corrispondenza di 0 la derivata prima non esiste, quindi è vero che questo prodotto fa 0, però è il numeratore della derivata prima, vi ricordate che al denominatore ha un x alla quarta, se andate a vedere i passaggi precedenti, quindi qui la derivata prima non ha senso, quindi non possiamo dire che la derivata prima è 0 in corrispondenza di 0, in corrispondenza di 0 la derivata prima non ha senso, la funzione non è derivabile, ecco perché ho messo una crocetta. E poi positivo per positivo, positivo, linea continua. Quindi la derivata prima, lo ripetiamo, è maggiore o uguale a 0, laddove x alla quarta più 4x è maggiore o uguale a 0 e x è diverso da 0. Ecco, per tale motivo, ragazzi, riprendiamo questo schema e raccogliamo tutte le informazioni utili. Ecco, qui la derivata prima in questo intervallo è positiva, qui è 0, in questo intervallo è negativa. In corrispondenza di 0 non esiste la derivata prima e in questo intervallo è positiva. Quindi la funzione, la y, in questo intervallo è crescente, poi decresce e poi cresce di nuovo. Ora, in corrispondenza di meno radice cubica di 4, vediamo che la derivata prima è 0, quindi qui abbiamo un massimo a tangente orizzontale. Mentre in corrispondenza di 0 non c'è ovviamente un minimo a tangente orizzontale, la funzione ha in 0 un asintoto verticale, abbiamo detto. Ecco, vediamo adesso le coordinate del punto del grafico in corrispondenza del punto di massimo relativo, cioè calcoleremo la funzione in x uguale a meno radice cubica di 4. Andiamo a sostituire meno radice cubica di 4 al posto della x, e quindi abbiamo questa espressione da calcolare. Se facciamo i conti, viene alla fine meno 3 su radice cubica di 2, che è all'incirca meno 2,38, quindi il punto di massimo relativo che sta sul grafico ha coordinate meno radice cubica di 4 meno 3 su radice cubica di 2. Ecco, adesso possiamo arricchire il nostro grafico, il quale sarà perfezionato se serve dopo aver studiato la disequazione y secondo maggiore o uguale a 0, cioè calcoleremo la derivata seconda e la porremo maggiore o uguale a 0, ne studieremo appunto questa disequazione. Ecco, vedete ragazzi, in rosa ho abbozzato il grafico della funzione senza avere studiato la derivata seconda. Per quale motivo? Questo è il grafico molto probabile, perché y uguale a x, questo qui in giallo, è l'asintoto obliquo. Se voi andate a fare l'intersezione tra il grafico della funzione
e questo asintoto obliquo, vedrete che non ci sono appunto punti di incontro tra il grafico e l'asintoto. Allora, c'è da dire che il grafico di una funzione può incontrare l'asintoto obliquo, può incontrare l'asintoto orizzontale, non può incontrare l'asintoto verticale. Se ponete a sistema l'equazione della funzione con l'equazione della retta di questo asintoto obliquo, troverete appunto che non ci sono punti di intersezione. Quindi il grafico, siccome cresce da meno infinito alla scissa di m, cioè meno radice cubica di 4, poi decresce, questo qui è un punto di massimo a tangente orizzontale, e x uguale a 0 è un asintoto verticale, il limite per x che tende a 0, vi ricordate, della funzione fa meno infinito, quindi il grafico va giù e si dispone asintoticamente lungo l'asse y, e poi ricresce la funzione, quindi decresce fino a x uguale a 0 e poi ricresce fino a tagliare l'asse x nel punto A. Poi continua la sua crescita fino all'infinito e si dispone asintoticamente lungo la bisettrice del primo e del terzo quadrante. Se dallo studio della derivata seconda risulta che la concavità è sempre verso il basso, vedete, allora questo è il grafico della nostra funzione. Grafico approssimativo si intende. Ecco, qui trovate già tutti i passaggi svolti per il calcolo della derivata seconda, quindi si parte dalla derivata prima, che è una nostra vecchia conoscenza, e la derivata seconda, questa è della forma f di x su g di x, si applica la solita regola, quindi il numeratore derivato per il denominatore non derivato meno il numeratore non derivato per il denominatore derivato, diviso il denominatore al quadrato. Quindi svolgiamo i conti e arriviamo a meno 12x alla quarta fratto x alla ottava. Dobbiamo studiare la derivata seconda maggiore o uguale a 0. Ecco ragazzi, ci accorgiamo subito che la derivata seconda è sempre negativa per x diverso da 0. E quindi il grafico della funzione presenta la concavità verso il basso in tutto il dominio. Ecco, non ci sono flessi, non ci sono punti in cui il grafico cambia la concavità. Quindi possiamo dire che questo grafico che ho disegnato in rosa è con buona approssimazione quello che abbiamo fin dall'inizio cercato. È un'approssimazione perché il grafico perfetto non lo possiamo ottenere se lo disegniamo a mano. Volendo possiamo trovare alcuni punti particolari per avvicinarci ancora di più al grafico reale. Lo studio è abbastanza completo e vi lascio invitandovi a visitare il mio sito ilmatematto.blogspot.com. Potete commentare anche, se volete, sul blog o anche sul canale YouTube. Vi invito a iscrivervi a questo canale se vi piace e a condividerlo con il maggior numero possibile di persone che conoscete. Fate clic su mi piace, è importante per noi per portare avanti questo progetto didattico, e vi saluto alla prossima. Ciao!